Le fonti Fast Finance, l'economia e la finanza spiegate in una manciata di minuti. Questo lo ripetiamo sempre perché è lo scopo di questo nostro format. Potremmo definirlo anche la finanza semplice, la finanza per tutti, la finanza che deve essere accessibile a tutti. Allora abbiamo voluto proprio riassumerlo in due parole: Fast Finance, e questo dice tutto. Il titolo che vedete in sovrimpressione ci riporta proprio all'argomento di questa puntata, le parole più usate in finanza nel 2021. Facciamo un po' un bilancio, naturalmente ripercorrendo anche inevitabilmente degli eventi che sono accaduti durante il 2021, spiegando i concetti di finanza relativi a questi eventi e perché sono stati così importanti. E aggiungiamo anche un altro tassello, cercando di capire quanto siano stati recepiti questi concetti che magari abbiamo utilizzato tantissime volte, magari abbiamo nominato tantissime volte delle parole, ma le abbiamo comprese veramente? E allora questo è lo scopo di Fast Finance. E oggi sale in cattedra, io uso sempre questa espressione, con me Alessandro Cascavilla, studente di dottorato naturalmente di economia e influencer. Alessandro, ben trovato con noi. Buongiorno Manuela, grazie per l'invito. Oggi, a tutti. Oggi devi fare il professore in questo contesto. Allora, facciamo così, noi procederemo in questo modo, daremo anche il modo appunto di prendere appunti per chi volesse. Facciamo una sorta di classifica delle parole più utilizzate, non necessariamente classifica nel senso di quanto spesso sono state utilizzate queste parole, però indubbiamente sono state quelle più frequenti. Allora, la prima parola, poi tu dimmi se sei d'accordo Alessandro, è inflazione. Questa è la prima parola che vorrei mettere in pole position, perché non si parla d'altro da mesi e non si parla d'altro soprattutto anche della paura che i mercati e gli investitori hanno dell'inflazione, e indubbiamente, e poi ti do la parola, è una parola che ci porteremo appresso anche nel 2022. Ce l'hanno ripetuto e detto anche i numeri uno degli istituti centrali. Alessandro. Assolutamente sì, partire dall'inflazione mi sembra abbastanza diciamo, scontato, perché rappresenta sia la frequenza con cui ultimamente insomma, si parla sia nel dibattito pubblico ma anche proprio tra ragazzi, tra giovani. Io lo vedo spesso sui miei canali che ultimamente si parla sempre più di inflazione. Tante persone non capiscono le implicazioni che questo può avere, non capiscono perché effettivamente può essere un problema per l'economia. In generale, proprio in due parole, l'inflazione non è altro che un indicatore che registra l'aumento, la variazione del livello medio dei prezzi in un'economia. Quindi abbiamo sentito parlare quest'anno di inflazione soprattutto a partire diciamo, all'inizio dell'estate, quando c'è stato diciamo, la fine più o meno temporanea delle limitazioni all'economia. Quindi sono stati tanti fattori che hanno portato a un aumento dei prezzi, sia dal lato della domanda, quindi la ripresa dell'economia, quindi con meno limitazioni ovviamente la gente ha potuto spendere ciò che non ha potuto consumare durante il lockdown. Dall'altro lato ci sono ovviamente problemi dell'offerta, perché ovviamente ci impiega un po' di tempo per riadattarsi. Ovviamente negli ultimi mesi se ne sta parlando sempre di più, perché le stime erano relativamente più basse rispetto all'inflazione che poi si è verificata. Sì. E quindi questo fa, diciamo, fatto riflettere molto sia tutti i cittadini, ma anche inizia a far riflettere parecchio gli investitori e soprattutto le imprese, che devono dare un prezzo ai loro prodotti. Quindi molto dipende anche dall'intervento delle banche centrali sul ruolo delle aspettative, che giocano alla fine il ruolo fondamentale sul livello di inflazione. E abbiamo già visto insomma quante persone, quanti attori entrano in gioco quando si parla dell'inflazione, e poi gli ultimi attori, che poi ultimi tra virgolette siamo noi, perché naturalmente il nostro portafoglio pesa di più, nel senso che tutto pesa di più a livello di prezzi, però si alleggerisce, perché ovviamente se dobbiamo comprare gli stessi beni ma questi costano di più, spenderemo di più e avremo meno beni. Quindi insomma è un cane che si morde la coda. Io aggiungo anche, poi passiamo alla seconda parola, anzi ti chiedo una cosa rispetto all'inflazione, ma tu l'hai già un po' accennato: per calcolare l'inflazione è necessario costruire un indice dei prezzi al consumo, e solitamente questo indice dei prezzi al consumo viene fatto dagli uffici di statistica. In Italia se ne occupa l'Istat, infatti ogni volta che diamo i dati macroeconomici ci riferiamo a ciò che l'Istat ci rimanda, quindi alla fotografia proprio dell'Istituto Nazionale di Statistica Italiano.
Hai già detto, forse Alessandro, quanto è stato recepito il concetto di inflazione? È ben chiaro? Ovviamente ci riferiamo al tuo pubblico che ricordiamo è fatto da giovanissimi, è da lì che bisogna partire, è fatto attraverso i social ed è da lì che bisogna partire facendolo in modo serio. Quanto è stato recepito? Credo sia stato parecchio recepito. Io ho provato in qualche modo a iniziarne a parlare da quando si è cominciato a parlare nel dibattito pubblico, quindi da quest'estate. Sempre di più nel tempo le persone hanno cominciato a capire effettivamente le implicazioni economiche di questa cosa, tant'è che diciamo, negli ultimi mesi, ricordo il giorno, faccio questa cosa il giorno prima che il National Bureau of Labor Statistics negli Stati Uniti pubblica il dato mensile dell'inflazione e Sì. chiedo al mio pubblico, do diciamo, la previsione di inflazione e chiedo secondo voi l'inflazione quanto sarà? Sarà più alta o più bassa di questa previsione? E quindi ricevo centinaia se non migliaia di risposte ai ragazzi che mi dicono no, secondo me sarà di più perché per vari motivi. E quindi è un tema molto che crea anche molta interazione perché diciamo, le persone sono curiose di capire come si evolverà la situazione anche perché alla fine dipende anche dal loro comportamento e poi il livello generale dei prezzi. Quindi c'è molta, secondo me è stata recepita molto bene come Ottimo, lezione di quindi economia. voto, che voto diamo? All'inflazione direi 9, Wow, un bel 9, arriviamo se l'è dal, meritata. partiamo dallo 0 al 10, va bene, facciamo così, Esatto, così 0 a 10, diamo sì. un'indicazione. Seconda parola è, guarda un po', tapering. Ecco qui, naturalmente collegato all'intervento delle banche centrali sui mercati, parliamo di una riduzione dell'acquisto dei titoli, che è invece il quantitative easing, anche questa è un'altra parola che abbiamo nominato più volte, però quest'anno ha insomma, primeggiato tapering, peraltro notizia abbastanza recente in questa parte dell'anno finale del 2021. Allora, Alessandro, parto al contrario, quanto è stato compreso secondo te il tapering? Il tapering un po' di meno secondo me perché diciamo, le persone non hanno molto ben chiaro, almeno chi non ha studiato economia, quali sono le leve di politica economica, quindi soprattutto di politica monetaria. Quindi magari si fa confusione tra il concetto di quantitative easing, tapering, aumento dei tassi, eccetera, che alla fine sono diciamo, argomenti molto correlati e legati, però sono diciamo, fondamentalmente diversi. Il tapering in particolare dall'inglese significa assottigliamento, no? Quindi in questo caso assottigliamento è riduzione graduale degli acquisti di titoli di Stato e privati da parte della banca centrale, che quindi molte persone pensano sia ritirare moneta dal mercato direttamente, ma in realtà non è ritirare moneta, ma è immettere meno moneta nel mercato. Quindi un concetto leggermente diverso che ovviamente porta comunque a una riduzione dell'offerta monetaria e quindi comunque si tratta di una stretta monetaria, perché ovviamente c'è una crescita sempre minore del livello di acquisti, quindi viene immesso meno circolante appunto nell'economia reale. Questo ovviamente ho fatto in vista delle aspettative di inflazione. Io ricordo che proprio qui sulle fonti avevamo già iniziato a parlare di tapering ad agosto e io avevo diciamo in qualche modo detto secondo me la Fed comincerà a fare qualcosa nel giro di 6 mesi, non prima. Sì. Ovviamente perché c'era la variante Delta, eccetera. Ovviamente poi, stando agli ultimi dati sull'inflazione, che è stata parecchio, parecchio più alta, proprio in Senato Powell, il presidente della Fed, la Banca Centrale Americana, ha detto che è arrivato il momento di rimuovere l'aggettivo temporanea quando si parla di inflazione. E quindi da lì ha cominciato diciamo, ad annunciare una sorta di tapering che ha come obiettivo quella di ridurre gradualmente gli acquisti di titoli di Stato entro la metà del 2022, che alla fine coincide con il periodo in cui le previsioni sull'inflazione tendono a farla abbassare. Quindi l'obiettivo è insomma, Certo. far sì che l'economia vada bene perché gli ultimi dati sul mercato del lavoro sono molto positivi in termini di riduzione di disoccupazione e numero di occupati e quindi perciò la Banca Centrale ha già cominciato a ridurre gradualmente gli acquisti di titoli. Questo non implica che aumenterà subito i tassi di interesse perché ovviamente questa è un'altra leva di politica monetaria con la quale si fa molta confusione, però la seconda può avere un impatto diretto
sui conti pubblici degli stati, ad esempio il nostro Esatto, paese, che ha un esatto. debito pubblico elevato, può impattare E parecchio qui. soprattutto, visto che abbiamo parlato prima di inflazione, bisogna proprio saper bilanciare bene l'inflazione con il discorso dei tassi che adesso sono a zero e quindi del conseguente rialzo dei tassi. Anche lì, insomma, è tutta una sorta di equilibrio. Bisogna essere un po' funamboli, no? In questa fase, soprattutto quando il mercato ci pone di fronte queste situazioni. Voto al tapering per come è stato recepito e compreso? Sei meno meno. Wow, qui siamo al di sotto della sufficienza. Io me li sto segnando tutti i voti. Perché Sì. poi, visto che con te parliamo spesso di educazione finanziaria e visto che ogni anno purtroppo le indagini fatte sulla conoscenza finanziaria degli italiani e non solo sono sempre abbastanza precarie, faremo anche noi una riprova magari, no? Con i prossimi mesi. Allora, parola numero 3, effetto Draghi. Ecco, questo. Più che una parola, un'espressione. Tra parentesi abbiamo voluto mettere spread. Effetto Draghi, ve lo ricorderete tutti, è stato definito in questo modo l'arrivo, diciamo così, di Mario Draghi a Palazzo Chigi, che ha portato subito, immediatamente, delle note positive sui mercati, a partire dallo spread che incredibilmente dopo tanto tempo è sceso sotto i 100 punti base. Alessandro. Esatto, infatti se prima parlavamo dei tassi di interesse, alla fine i tassi di interesse sono una misura del rischio di un paese, quindi una misura appunto di quello che gli investitori, i cittadini pensano che sia la credibilità di uno Stato nel mantenere le proprie promesse politiche e quindi la credibilità nel portare avanti le politiche pubbliche. In generale lo spread che rappresenta il differenziale tra il tasso di interesse sui titoli italiani e quelli tedeschi che sono più sicuri sul mercato, almeno in Europa, quindi quelli diciamo senza rischio, dopo circa 5 anni è tornato a un livello sotto una soglia anche psicologica che è quella dei 100 punti base. Quindi questo ha fatto molta notizia anche perché ricordiamo Draghi non era ancora andato al governo, quindi il mercato già prezzava fondamentalmente la credibilità che questo nuovo governo avrebbe avuto. E probabilmente non si sbagliava anche perché negli ultimi riconoscimenti che diciamo, Mario Draghi e in particolare l'Italia e la credibilità del governo ha avuto, come quello dell'ultimo diciamo, riconoscimento sulla rivista Politico che ha nominato Mario Draghi come la persona più potente d'Europa, the most powerful person in Europe. Successivamente l'Economist, dopo le ultime 8 copertine negli ultimi 15 anni, che erano molto diciamo, ironiche, ma in senso negativo sulla situazione economica italiana, ha definito l'Italia come il paese dell'anno, anche attribuendo a Draghi, al governo Draghi, gran parte di questo merito. Perciò è chiaro che lo spread è un indicatore che spesso viene usato per capire come sta andando e come andrà in prospettiva, secondo il mercato, che alla fine decide Certo. se investire o meno, se un paese va bene o non va bene. In questo caso direi che ci ha visto abbastanza lungo chi ha investito in titoli di Stato anche prima dell'arrivo di Draghi al governo, quindi facendo abbassare il tasso di interesse e facendo quindi calare lo spread. Questa è la dimostrazione di come un solo uomo, che poi davvero da solo non può fare tutto, chiaramente, perché poi bisognerebbe aprire tante parentesi, però come un solo uomo può dare un'immagine diversa a un paese. E poi è stato anche celebrato dall'Economist Draghi e di conseguenza l'Italia, e diciamo grazie all'arrivo di Draghi l'Italia è stata considerata uno dei paesi migliori al momento, non tanto nel senso che è impeccabile, perché ci sono ancora tante cose da fare, però in quanto a miglioramento, in quanto gestione della pandemia, insomma, e tutto questo è stato ricollegato alla figura di Mario Draghi e questo è l'esempio eclatante. Voto per effetto Draghi? Voto effetto Draghi, direi 7, perché dipende dal target, perché il mio target è abbastanza, siamo tutti diciamo bimbi di Draghi, nel senso che bimbi e bimbe di Draghi perché lo amiamo da tempi non sospetti, tutti gli studenti di economia sono abbastanza, diciamo, piace Draghi a tutti gli studenti di economia, quindi ricordo Ok. proprio, ho dedicato un post a questa cosa dell'abbassamento dello spread che ha ricevuto oltre 10.000 like, centinaia se non migliaia di condivisioni, quindi per chi mi segue è stato molto compreso,
però magari per altri target d'età un po' di meno. Un po' meno. Va bene, Sì. allora andiamo adesso velocemente sulla prossima parola che è Recovery Fund, che io ho voluto mettere perché naturalmente si collega poi a ciò che deve essere, diciamo, fatto per rilanciare il nostro paese, quindi questo si collega anche alla figura di Mario Draghi di cui stavamo parlando. Naturalmente fondi che arriveranno dall'Europa, un fondo che si autofinanzierà e poi si tradurrà in liquidità da dare ai vari paesi affinché poi attraverso dei paletti ben precisi, cioè quindi rispettando delle regole date dall'Europa stessa, dovranno mettere in moto un meccanismo per appunto dare nuovo vigore al paese e al paese che tutti, parliamo al plurale, penalizzati da questo periodo di emergenza Covid. Allora, questo forse è un concetto più complicato da comprendere o no? Partiamo dal voto in questo caso, Alessandro. Quanto si conosce il Recovery Fund e in cosa consiste veramente? 7, direi 7, Ah, perché sì, su più questo sono del molto curioso. tapering comunque, più del Sì, tapering. Ah, ok. direi di sì, perché secondo me è una sorta di innovazione che rispetto al tapering, che comunque è stata già fatta anche dopo la crisi del 2008, eccetera. Il Recovery Fund rappresenta il primo passo verso l'integrazione della politica fiscale in Europa, che finora non era stata mai fatta se non con un bilancio in generale che era circa l'1% del PIL pre-pandemia a livello europeo, quindi non era un vero e proprio bilancio per fare delle politiche fiscali, diciamo, cicliche o anticicliche, quindi non c'era uno strumento per farlo. Quindi il fatto di riuscire a mettere insieme e d'accordo 27 paesi, secondo me è stato molto recepito da cittadini in generale. Quindi ciò che non è stato recepito probabilmente è la differenza, ad esempio, tra Recovery Fund, Next Generation EU, PNRR, quindi Sì, parole molto sì. confuse che però diciamo sono leggermente diverse, però si basano tutte fondamentalmente su questo fondo che, come hai detto tu, è un fondo che l'Europa mette a disposizione, prende sui mercati finanziari dei fondi dal 2021 al 2026 che andranno poi ripartiti tra i vari paesi, scommettendo in particolare sull'Italia, che è il paese che prenderà più fondi in base anche ai progetti che ha presentato, che dovranno essere rimborsati gradualmente fino al 2058, quindi indicativamente nei prossimi 30 anni. Esatto. Perciò è chiaro che questo rappresenta il primo passo verso l'integrazione della politica fiscale europea in un contesto in cui c'è già un'unione monetaria, e quindi paesi come l'Italia possono ovviamente trarre molto vantaggio da questa cosa, sia in termini di riduzione degli interessi da pagare, perché ovviamente se prende in prestito tutta l'Europa insieme il tasso di interesse è quasi nullo, se, appunto, è nullo rispetto a quanto invece dovrebbe pagare l'Italia dato il debito pubblico di partenza. E Quindi è no, chiaro che. sì, no, dicevo, non a caso Draghi ha ringraziato per la fiducia all'Europa, proprio Esatto. ecco, per ciò che è stato messo a disposizione. Collegato, quindi abbiamo già dato il voto, 7, andiamo a vedere l'altra parola, PNRR, fondamentalmente anche qui, insomma, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, fa parte del programma dell'Unione Europea di cui stavamo già parlando e che accennavi già anche tu, Alessandro, noto come Next Generation EU, un fondo da 750 miliardi di euro. All'Italia, ricordiamo, sono stati assegnati 191,5 miliardi, 70 in sovvenzioni a fondo perduto, quindi che non devono essere restituiti, e 121 in prestiti. Quindi qui, anche qui parlavamo prima di equilibrio, tutto quello che l'Italia metterà in campo per rilanciare il paese dovrà avere un equilibrio fondamentale, perché poi quello che costruiamo dovrà avere la stessa capacità di attrattività, perché poi noi dovremo, cioè sarà un investimento, perché noi una parte di questi soldi dovremo poi restituirli, e quindi in base a quanto saremo attrattivi riusciremo a recuperare il denaro poi da restituire, no? Questo è un po' il meccanismo. Esattamente, infatti il PNRR ha dovuto creare, ogni paese per accedere ai fondi del Next Generation EU deve presentare un PNRR, l'ha già presentato perché altrimenti è fuori scadenza. In particolare in Italia l'obiettivo è quello innanzitutto di riequilibrare, riparare i danni economici e sociali della pandemia, ma anche e soprattutto quello di fare cambiamenti strutturali per far crescere in modo strutturale l'economia, e quindi per questo l'Europa ci chiede di fare degli investimenti mirati in 6 missioni e delle riforme strutturali che ci chiede da tempo, come la riforma della pubblica amministrazione, della giustizia, della concorrenza, il codice degli appalti, eccetera, che sono circa 20 anni che ce lo chiede perché siamo in ritardo sotto tutti gli indicatori sotto questo punto di vista. Ok. Quindi con il PNRR
l'obiettivo appunto quello di stanziare le risorse per 6 missioni che sono la principalmente transizione digitale e la transizione ecologica, ma oltre a questo anche la mobilità, l'inclusione, quindi l'istruzione e ricerca e anche sanità. Quindi sono insomma tutti i capitoli principali di spesa. Come al solito io ripeto sempre che basta leggere anche solo la premessa del PNRR italiano per capire la situazione italiana di partenza, che dipende da un'assenza di crescita negli ultimi 20 anni sia del PIL ma anche della produttività. Voto al PNRR. Voto al PNRR, io direi 8, 8, va bene. perché tutti si aspettano che gli ritornerà qualcosa, tanto ci dà i soldi l'Europa, quindi tutti sanno che Sì. significa. Esatto, Infatti, per quindi. questo che ho sottolineato il discorso dei prestiti e di quello che riusciremo a Esatto. fare in effetti per poter restituire i soldi. Andiamo velocemente sull'altra parola, criptovalute, solo per, ti chiedo una conferma su questa parola. L'anno scorso si diceva che il 2021 sarebbe stato l'anno delle criptovalute, in particolare ovviamente per il Bitcoin, la prima. È andata così? Direi di sì, perché quest'anno il Bitcoin ha toccato il massimo storico a novembre oltre i 67-68 milioni di dollari, milioni, scusa, 68 mila dollari, con una capitalizzazione che è arrivata oltre i 1.000 miliardi di dollari, quindi ha raggiunto delle cifre stratosferiche quasi. Quindi ovviamente direi che è stato senza dubbio l'anno del Bitcoin, storicamente diciamo. Ha raggiunto il massimo storico per 2 volte, l'ha superato l'ultima volta a novembre, quindi direi senza dubbio è stato l'anno delle criptovalute, se ne è parlato tantissimo, c'è un dibattito su quanto siano sicure, data appunto la volatilità che caratterizza il Bitcoin, nell'ultimo mese ha perso oltre il 19%, quindi comunque sono degli strumenti caratterizzati da un'altissima volatilità e per questo gli economisti, gran parte degli economisti, è d'accordo sul fatto che non rappresenti una vera e propria valuta se non più un asset digitale sul quale investire ovviamente sulla base la propria propensione al rischio della volatilità. Quindi io personalmente faccio fatica a definirle valute. Non sono, secondo me, una moneta, sono più un asset digitale finché ovviamente non sappiamo se prenderanno il posto delle valute, però ovviamente su questo ognuno ha un'idea diversa. Io diciamo, sono abbastanza fan di quello che ha detto anche Mario Draghi, cioè che un euro oggi è un euro domani, mentre Bitcoin e criptovalute, non essendo diciamo, controllati da nessuno, possono avere un valore completamente random affidato al mercato. Quindi questo compromette quella che è la riserva di valore, che è una caratteristica fondamentale delle valute in generale per dare stabilità Ok, e aspettative voto sulle costanti. criptovalute, quanto sono conosciute oggi comprese soprattutto? E criptovalute 8, se ne parla tantissimo. Ora, Diciamo se ne parla tantissimo, però non deve rimanere solo una moda, appunto bisogna comprendere esatto. davvero il funzionamento, no? Altrimenti, perché sai, di Bitcoin siamo capaci tutti di parlarne, nel senso che la parola è abbastanza entrata nel linguaggio complessivo. Allora, andiamo alla prossima parola, minimum global tax. Ecco, anche questo effettivamente a livello di finanza e di economia, caro Alessandro, avrà questa decisione che è stata presa, avrà dei riflessi importanti proprio l'anno prossimo. Perché? È chiaro perché la stima di questa minimum global tax, che ora spiego cos'è quella di creare oltre 140 miliardi di euro di gettito a livello mondiale, di cui 40 circa negli Stati Uniti, oltre 45 nell'Unione Europea, secondo le stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Osservatorio Fiscale Europeo. Minimum global tax rappresenta un passo storico, si tratta di un accordo tra i 136 paesi dell'OCSE per imporre una tassazione minima a livello globale sui profitti delle multinazionali del 15%. Quindi si tratta ovviamente di un passo storico perché a livello, diciamo, storicamente c'è sempre stata, proprio negli ultimi anni, soprattutto una gara al ribasso per attrarre capitali esteri da tassare da parte di alcuni paesi che quindi giocando al ribasso sulla tassazione ovviamente attirano più paesi e giocano in maniera, diciamo, non concorrenziale con gli altri paesi. E quindi finalmente c'è stato questo accordo che nasce da una proposta del segretario di Stato Yellen ad aprile scorso,
in cui si chiedeva appunto di aumentare le aliquote sui profitti a livello, diciamo, globale tra paesi OCSE. Questa poi si è tradotta con un accordo prima al G7 a giugno scorso, in cui appunto c'era questo accordo già sulla minimum global tax, e successivamente verso la fine di ottobre c'è stato l'accordo al G20, in cui appunto c'è stata questa intesa storica che Draghi ha definito come un passo storico verso una maggiore equità sociale, quindi una maggiore integrazione. Ed è per questo che sicuramente avrà un impatto molto significativo a livello mondiale anche sul comportamento delle multinazionali, quindi una sorta di equità anche sociale Ecco, tra il infatti. classico diciamo, scontro che c'è tra multinazionali e piccole imprese. Diciamo che è una decisione democratica che vuole andare, diciamo, vuole mettere, allora, mettere a disposizione, poi le risorse ovviamente sono differenti se parliamo di multinazionali e altri tipi di società, però quantomeno a livello di tassazione si parte dallo stesso punto, senza creare ovviamente differenziazioni che poi ovviamente butterebbero in alto solo chi ha già tante risorse a disposizione, no? E quindi questo sarà importante, equità, l'hai detta tu la parola giusta. Ecco, questo è un concetto che così almeno potrebbe sembrare più macchinoso, però che voto dai alla comprensione di questa, minimum global tax? Anche a questo direi in generale una sufficienza, 6, non più. Sei, sei. Sì, perché molto spesso non si capisce se questa tassa è sul fatturato, sui profitti, eccetera. Quindi le Ah, persone ok. sanno che esiste, ma non sanno esattamente come funziona, perché poi c'è anche la questione dell'imposta, diciamo, crescente sul 10% in più dei profitti nel paese in cui sono stati fatti. Quindi Certo, in certo. generale è molto complessa, quindi non mi sento di dare più di 6, Ok, almeno a livello va bene, concettuale. dopo li ripetiamo i voti prima di salutarti, ma prima di far apparire in sovrimpressione l'ultima parola. Dobbiamo capire quale è la parola più utilizzata dell'anno, perché ce n'è una proprio che è stata utilizzata più di tutte queste, perché queste le abbiamo nominate tutti quanti. E the winner is, guardate un po' qual è la parola che abbiamo pronunciato di più, vax, forse era anche ovvio. La parola inglese, naturalmente, ma ormai adottata a livello internazionale, a sottolinearlo è stato l'Oxford English Dictionary che l'ha dichiarata nel secondo anno di pandemia parola dell'anno. Sei d'accordo? Ti ritrovi? Effettivamente la parola vax la pronunciamo forse ogni secondo, neanche ogni giorno, Alessandro. Esatto, direi proprio di sì. Non c'è dubbio, vince a mani basse Vax, perché ovviamente tutti cerchiamo un modo per uscire dalla pandemia. L'unico modo che la scienza ci dice di essere efficace sono i vaccini, quindi sono circa 2 anni che cerchiamo sempre solo la parola Vax, soprattutto nell'ultimo anno, quando sono stati pubblicati i primi dati sull'efficacia, ricordo, dei vaccini Pfizer, quindi quando poi da gennaio-febbraio inizio anno è cominciata in maniera, diciamo, sostenuta anche la campagna vaccinale, da lì si è parlato sempre solo di vaccini come prima notizia, quindi si comincia a dare sempre la percentuale di vaccinati, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che tutte le persone hanno cominciato a cercare questa parola e l'hanno utilizzata ovviamente nel gergo comune. Anche in Italia si parla di, alla fine, se uno non vuole vaccinarsi, si parla di Novax piuttosto che. Quindi che tradurlo in italiano, perciò l'abbiamo presa tutti diciamo in questo modo ed utilizzata a livello globale. Ricordo che nel 2019, prima della pandemia, la parola più cercata era emergenza climatica, quindi si tratta sempre di fenomeni globali, quindi che toccano fondamentalmente Certo. il comportamento individuale, quindi è chiaro che. Farò una battuta. Qualche anno fa una delle parole più cliccate era Berlusconi. Non so se ti ricordi, perché poi anche a livello Sì. sociale se ne era parlato tanto, però questo è anche sintomo di come evolvono i tempi. Ecco, diciamo Esatto. che pensando alla pandemia forse era meglio cliccare Berlusconi piuttosto che Esattamente. Vax. Allora, la parola, do solo questa informazione, la parola risale almeno agli anni 80. Questo è quanto ha dichiarato il senior editor dell'Oxford Dictionary, Fiona McPherson, che però appunto ha cominciato a essere utilizzata solo quest'anno proprio per quello che è accaduto e poi è anche molto versatile, viene associata ad altri tipo Novax piuttosto che double vaxxed, cioè la doppia vaccinazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ancora di più viene utilizzata non solo singolarmente con Vax. Voto su questo?
Questo direi 10, non stanno più Qua, passi. guarda, non scappa nessuno. Allora, Esatto. abbiamo scoperto che sull'inflazione abbiamo compreso tutti con un bel 9 quello che significa. Il tapering 6 meno meno è proprio il risultato più basso. Più basso. Studiamo quindi di più il tapering, anche perché adesso con le banche centrali ne sentiremo parlare tanto. Effetto Draghi, voto 7, Recovery Fund, voto 7, PNRR 8, criptovalute 8, quindi ha aumentata la conoscenza, minimum global tax 6, appena appena sopra appunto il livello accettabile. The winner is anche per il voto Vax con 10. Grazie Alessandro Cascavilla, bella puntata, ci risentiamo presto per altri appuntamenti di educazione finanziaria. Ti seguiamo sui social, continua a diffondere il verbo. Grazie mille per essere stato con noi. Di nulla, grazie mille a voi. Alla Grazie. prossima. E questo è il nostro Fast Finance, vi aspettiamo alla prossima puntata.